Vediamo che la prima mancia, la prima finale ha dominato lui. Sì, esatto, con la sua all shot, questo è il nome della mini bike. Dietro di lui il numero 915, Fabio Guerrero. Queste le prime due posizioni, guardate, doppio Arezzo per Alexander Battista. Tabella numero 978, al comando. Poi abbiamo il numero 911, Guerrero, poi... il numero 1, Clement Godfrey, leader della categoria amatori, ricordiamo, dopo la tappa romana siamo a Milano per la finale di campionato europeo mini bike. È già Ivona Battista, una spanna sopra gli altri. E sarà una gara tiratissima questa seconda finale con un Battista che deve lottare contro se stesso. Seconda posizione ancora Guerrero, mentre dietro di lui abbiamo l'inserimento del numero uno Clement Godfrey, quindi gioia per la casa All Shot, casa produttrice della mini bike di il numero 978 Alexander Battista. Dietro di lui abbiamo con il numero 911 un'altra all shot, quella di Fabio Guerrero. Terza posizione per il leader della categoria amatori, Clement Godfrey, e attenzione, sta per essere attaccato dal numero 315, passano, poi cade Thiago Barros, numero 315, tutto da rifare. E quindi non va l'attacco di Barros, che si scompone sul doppio lancio, mentre guardate Battista, non ce n'è il primatore di questa finale di Milano. E qui mancano i cavalli per affrontare i doppi senza la dovuta rincorsa, e intanto rischia qualcosa anche il numero 911 Fabio Guerrero. Difficile questo tracciato con le piccole mini bike, bisogna veramente dare gas e lavorare molto con le sospensioni. Rischia qualcosa anche Battista, mentre abbiamo Godfrey col numero 1 che sta attaccando il numero 911 Guerrero, mentre quarta posizione per il numero 31 italiano Mario Rolandis alla Rotec, che lo vede protagonista già da anni in questa disciplina, che è nata quasi per gioco fino ad arrivare al campionato europeo qui a Roma. Moto Live, attenzione, bandiere blu, iniziano i doppiaggi e tiene duro Godfrey mentre arriva Alexander Battista. Tabella numero 978 alla arancione All Shot, doppio lancio sul salto d'arrivo, caricato Moto Live, e dopo non dimenticare, questa è la ciliegina sulla torta di Moto Live. Ricordiamo, a seguire ci sarà il freestyle con la Dabut, quindi terzo ed ultimo appuntamento. Bandiere blu, Battista che sta doppiando la concorrenza. Ricordiamo, lui occupava la seconda posizione in campionato nella categoria Pro, ma con la debacle di Valad ora si trova al comando della classifica di questo WEMB Minibike Series. Vediamo alle sue spalle il numero 911 che viene doppiato in questo momento, quindi inizia la serie di doppiaggi per Battista, che anche nella gara precedente ha doppiato fino alla seconda posizione. Quindi un Battista assolutamente incredibile,
il suo numero, il numero 978, rimarrà impresso nel cuore degli appassionati della Arena Live. Si va sul doppio per la potenza di Battista, grande ritmo sulla serie che poi ospiterà nei prossimi giorni, ovvero domani, la gara internazionale di enduro. E poi a seguire avremo il Supercross nei prossimi giorni con l'Internazionale d'Italia, con l'Europeo. Supercross, intanto altro errore del numero 315, Tiago Barros, seconda finale da dimenticare per il pilota spagnolo. Mentre arriva alle sue spalle come una furia il numero 978 Battista, guardatelo, tutto stato d'arrivo, via l'unico doppio lancio in questa seconda finale. Questa che è iniziato a diventare ricca di canali, quindi ancora più impegnativa, e qui esce la classe, la confidenza di Battista, e arriva per un altro passaggio, si gira circa 30 secondi. Battista, grande prova del numero 1 Clement Godfrey, che sta portando a casa una buona seconda posizione, e inoltre la vittoria nella categoria amatori, quindi un Godfrey che è pronto a fare il salto di qualità nella categoria pro. Ha messo dietro di lui il numero 911, un tal signor Guerrero, che sicuramente è un pilota di altissimo livello, quindi il numero uno della categoria amatori, Godfrey, si mette in tasca la vittoria di campionato, nonché il pass per andare l'anno prossimo nella categoria pro. Invece è diventato leader di campionato della categoria pro è il numero 978 Alexander Battista, che ricordiamo dopo il campionato di Roma occupava la seconda posizione, ma poi in questa seconda finale di Milano ha collezionato due primi posti. Manca ancora qualche istante la conclusione, attendiamo poi il cartello che metterà gli ultimi due giri, quindi saranno due giri trionfali per la Battista, che vediamo in questo momento sul doppio targato Motoline, poi staccata, si va a chiudere i doppi, arriva anche il numero uno Clement Godfrey, quindi abbiamo la casa motociclistica Allshot che monopolizza sia la categoria pro che quella amatori, quindi al termine di questa gara avremo due vittorie di campionato per Allshot. Tante altre case schierate con Rotec, Bucci e Lem, quindi cresce anche la produzione delle piccole mini bike, cresce il livello con questi piloti che vediamo compiere i doppi salti come fosse una gara di supercross. Guardate come carica la sospensione Alexander Battista. Ultimo giro e poi finiremo con Battista la vittoria, e con Godfrey anche per lui la vittoria nella categoria amatori, quindi li vediamo, sono anche vicini in questo momento. Eccoli all'attacco dei doppi, ultime tornate, ultimi passaggi e siamo pronti. Bandiera a scacchi, vince Alexander Battista.